storia di Napoli tra menzogne e verità riscoperta in un documentario in 3D. È l'opera postuma voluta da Luciano De Fraia, il regista prematuramente scomparso lo scorso giugno. E ci occupiamo adesso della storia di Napoli tra menzogna e verità raccontata in un documentario in 3D. Dal viceregno all'unità d'Italia, la storia di Napoli in 3D al Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli, l'anteprima nazionale del secondo volume cinematografico Napoli la storia di Luciano De Fraia. Finalmente arriva il seguito di Napoli la storia, film che fu apprezzato a livello internazionale e che ora trova una naturale continuazione nel nuovo regno, dal viceregno all'unità d'Italia, opera ancora una volta prodotta dall'associazione Pixel 06, associazioni di tecnici e artisti, che è il maggior lascito del suo autore. Ma ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni addetti ai lavori. Questo documentario in particolare parte dal 1650 e arriva all'Unità d'Italia. È tutto fatto in grafica 3D con set virtuali. Sono intervistati professori, importanti personalità quali il professor Spinosa, l'architetto Paolo Mascelli Migliorini, il professor Buccaro Frascani, Leonardo Di Mauro, l'artista Peppe Barra. Siamo qui, purtroppo con noi però non c'è più il regista Luciano De Fraia, che è scomparso giugno scorso improvvisamente. Al di là del merito specifico che questo filmato che vedremo certamente ha, perché ci fa entrare dentro la città, ci fa penetrare anche in luoghi della città che spesso sono sconosciuti anche a noi napoletani, la cosa più importante è che sia con questa serata si sia concluso un itinerario che purtroppo Di Fraia non ha visto, ma che noi grazie a Di Fraia riusciremo a vedere.